Amici, ormai benvenuti ragazzini in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear. Che meraviglia! Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. Dopo che la volta scorsa ragazzi abbiamo vissuto un incubo veramente orribile. Non ho la minima idea di quanto manchi alla fine. Dai presupposti probabilmente non mancherà nemmeno tantissimo. E vi dirò ragazzi che la volta scorsa non mi aveva salvato la partita in questo punto. Per cui, prima di mettermi a registrare, mi sono dovuta rivivere tutto l'incubo dell'episodio scorso, cioè tutta la parte finale, sapete? Cioè, una cosa meravigliosa, ragazzi, che riesco ad affrontare bene quando registro, ma quando sono da sola non vi dico, ragazzi, mi sono tipo stracagata addosso di nuovo. Quindi ci eravamo fermati qua, in questa stanza, ragazzi, dell'orrore. Ah, ecco, no, eravamo appena usciti. Ah, aspetta, è questa stanza dell'orrore? Eh sì, ragazzi, come... Ma scusate, eravamo usciti da qua che i quadri erano tipo tutti deformi, ragazzi, tutti veramente orribili, quindi abbiamo capito che quest'uomo ormai era tormentato, ragazzi, dalla figura della moglie che appunto aveva perduto la sua bellezza a causa di un incidente in un incendio. E quindi probabilmente da lì, allora già da prima, ragazzi, questi stavano vivendo probabilmente un mezzo inferno, perché il marito comunque beveva, quindi oddio, forse all'inizio no, all'inizio comunque vivevano una vita serena, erano felici, però adesso non so dirvi se il tizio ha iniziato a bere dopo l'incidente della moglie. Fatto sta che nessuno di loro due ha vissuto bene questo evento, ovviamente, anche perché la moglie, ragazzi, è rimasta terribilmente sfigurata e non c'è stato modo ovviamente di, cioè, ripararla tra virgolette, perché c'è, ragazzi, una volta che uno rimane sfigurato, per quanti interventi possa fare, non torna mai ad essere come prima. Quindi sono rimasti segnati da questa cosa sia lei che lui, quindi ne sono rimasti mentalmente, ragazzi, colpiti. Quindi non erano stabili, nessuno di loro due era stabile mentalmente e psicologicamente parlando. In più hanno avuto una bambina che purtroppo, ragazzi, ha vissuto questo terribile ambiente di questa casa con queste due persone che ormai mentalmente non ci stavano. E mi sembra di aver capito, ragazzi, dall'ultima volta che la moglie ha compiuto l'insano gesto di purtroppo ammazzare la bambina. Vediamo un po' cosa dice questo. Mia carissima moglie, so che i mesi passati sono stati devastanti. So che avrei dovuto darti maggior supporto, più premura, più attenzione. Ancora non riesco a credere ad alcune delle cose che ti ho detto. Credo di non essere stato fatto per essere un buon marito o padre. Questo l'avevamo capito tutti. Pensavo di poter essere un grande artista, ma anche quel sogno si è concluso. In sua mancanza farò del mio meglio per trattarti con tutto l'amore e la comprensione che meriti. Sei l'amore della mia vita, la mia musa. Non leggerai mai questa lettera. Mi dispiace tanto. Allora, cioè, di per sé, ragazzi, in mezzo a tutto l'orrore che abbiamo vissuto, questa vicenda è di una tristezza veramente grande, ragazzi, perché comunque, cioè, è una storia che effettivamente potrebbe davvero succedere nella vita di tutti i giorni. Prendiamo questa chiave, ovviamente non quella di vivere questi viaggi assurdi, però dico, la storia che c'è dietro questo orrore potrebbe essere davvero reale. Quindi questa cosa è incredibilmente triste, ragazzi, incredibilmente. L'album dei dannati. Dai, ragazzi, sono tipo titoli di coda. Guardate che figata, con i ritratti di tutti. Tra l'altro in uno stile che mi piace tantissimo, devo dire. Questa è una genialata, ragazzi. Davvero, no, sono troppo colpita da sta trovata. Che cosa fantastica, dai, adesso io ovviamente non li scorrerò tutti perché potrei metterci diverso tempo, però pensate a chi ha dovuto realizzare questi ritratti, ragazzi. Quanti ritratti di quante persone che hanno lavorato a questo gioco. Ci terrei effettivamente a scorrerli tutti, però potrei impiegare davvero... Ah, ok, i ritratti sono finiti, giustamente, non è che potevano fare ritratti di ogni singola persona. Ah, ok, finito qua.
No, davvero una trovata fantastica, ragazzi. Quindi siamo alla fine, siamo in dirittura di arrivo. Vediamo questa chiave effettivamente, ragazzi, a cosa ci dà accesso. Questa stanza, ah, ok, questa è la stanza da letto. Questa effettivamente probabilmente è la casa nelle vere condizioni attuali, ragazzi. Possiamo interagire ancora col grammofono, però non c'è alcun disco sopra, quindi temo che non suonerà alcunché. Per cui dicevo, ragazzi, il dramma che effettivamente comunque c'era, c'è dietro tutto l'orrore che abbiamo vissuto, è un dramma che potrebbe essere reale, un dramma triste, davvero molto triste. Ok, questa porta è chiusa, però questa chiave sembrerebbe non essere di questa porta, per cui probabilmente è dello studio che abbiamo sotto al piano terra. E veramente, ragazzi, senza parole, eccola qua. Per cui adesso il dubbio a me sorge spontaneo. Il marito ha scritto appunto questa lettera alla moglie e alla fine c'era scritto: non leggerai mai questa lettera, perché evidentemente è chiaro che la moglie è morta, ragazzi. Ma il mio dubbio è morta perché è morta per cause naturali o perché appunto il marito, cioè lui, in preda appunto ad un raptus di follia, l'ha uccisa? Questo sorge spontaneo, attenzione, attenzione, che qua è cambiato tutto, ragazzi. Non appena mi sono riavvicinata al nostro armadio, qua è tutto chiuso, ragazzi, attenzione, come lo era all'inizio. Qua sembra essere tornato tutto come era all'inizio, ragazzi, attenzione. Ok, questo ovviamente ci fa capire, ragazzi, che quest'uomo ormai in preda alla follia più totale non fa che rivivere questo loop orribile in continuazione, in pratica, è rinchiuso all'interno di questo loop in maniera eterna, diciamo così, esagerando, per cui immaginavo che oggi l'avremmo finito, non ho detto inizio video che questo sarebbe stato l'ultimo episodio perché non potevo esserne sicura al 100%. Allora, ragazzi, come sempre, analizziamo un attimo insieme questo gioco. Che dire, ragazzi? Che dire su Layers of Fear? Posso dirvi che molto probabilmente è uno dei migliori giochi horror che io abbia mai giocato in vita mia, ok? Io non ne ho giocati tantissimi perché sapete benissimo, ragazzi, che ho cominciato a giocare a giochi horror qua sul canale, per cui la mia storia da gamer sui giochi horror non ha poi così tanti anni, non ha così tanta storia effettivamente. Però, fra quei pochi che ho giocato, ragazzi, è sicuramente uno dei migliori, se non il migliore, mi azzarderei a dire. So benissimo, ragazzi, che ho giocato orrori tipo Outlast, Outlast 2, forse pure un po' più di Outlast, era veramente un orrore assurdo. Però questo gioco ha qualcosa in più, ragazzi. Questo gioco ha avuto qualche cosa in più di orribile che l'ha reso probabilmente un'esperienza di gioco migliore rispetto a giochi sicuramente spaventosi tipo Outlast. È stato incredibile. Incredibile. È stato assolutamente incredibile. Io veramente non penso di aver vissuto un orrore simile da un po' di tempo. È fatto veramente molto molto bene. C'è stato sicuramente, ragazzi, uno studio, e poi magari mi andrò a cercare pure qualche informazione sulla creazione che c'è stata di questo gioco. Però sono quasi sicura che ci sarà stato anche qualche studio riguardo, ragazzi, le malattie psichiatriche o comunque riguardo i problemi psichici che possono avere le persone, perché gli effetti, ragazzi, i momenti spaventosi, i momenti più che altro di tensione che sono capaci di spaventarti, sono fatti veramente benissimo. Questo, ecco,
Oddio, alla fine ci hanno scritto Don't Look Back, maledetti pezzi di merda, hanno scritto Non guardarti indietro, sicuramente non lo farò, maledizione. Aspettiamo un attimo che finisca questo, vediamo cosa succede. Ok, siamo tornati al menu iniziale, c'è anche un DLC, questo mi era stato detto ragazzi, non so se giocherò il DLC effettivamente, credo che inizierò direttamente un'altra serie, so benissimo che è uscito Layers of Fear 2, però mi è stato regalato ragazzi da Rodrigo per l'anniversario Call of Tulu, che qualcuno di voi mi aveva consigliato, non so se è effettivamente un horror, però penso che potrebbe essere un buon gioco per la serie, diciamo, thriller horror, per cui probabilmente inizierò una serie su quello. Torniamo a Layers of Fear. Allora, dal punto di vista grafico, comunque il gioco è fatto, ragazzi, veramente bene. Cioè, il gioco generalmente è fatto veramente bene, anche il comparto sonoro, ragazzi, caspiterina. Che lavoro, cioè ci sono musiche in certi momenti davvero incredibili, agghiaccianti, capaci veramente di farti venire i brividi. E anche comunque gli effetti sonori, ragazzi, fatti davvero alla grandissima. Graficamente comunque il gioco è molto bello, diciamo, da vedere. E in certi momenti è stato fatto alla grandissima, cioè non faccio che ripetermi, ragazzi, perché c'erano appunto quegli effetti visivi, insomma, tipo della vernice. Veramente tutto curato comunque direi nei minimi dettagli, davvero, quindi curato davvero benissimo, ma più che altro ragazzi non voglio soffermarmi tanto su questi aspetti più tecnici, voglio soffermarmi su quello che questo gioco è capace di trasmettere, è capace davvero di trasmettere ansia, davvero di trasmettere terrore in certi momenti e non si basa quasi per niente sullo jumpscare, insomma sulla tecnica dello jumpscare ovviamente. Che comunque ci sono in certi momenti e anche fatti veramente bene perché magari non te li aspetteresti, e anche se te li aspetti, cosa che mi è successa, ti fa comunque stracagare addosso, ragazzi. Quindi questo significa che sono stati bravissimi non solo appunto ad applicare questa tecnica comunque per insomma far avere lo spavento di soprassalto, ma sono stati bravissimi a creare tutto il contorno, ragazzi, perché comunque se il contorno non ti sta trasmettendo angoscia, ansia e paura, lo jumpscare sì, ti crea ovviamente quello spavento momentaneo, però finisce lì. Invece no, qua non si tratta soltanto dello spavento del momento, si tratta di tutto il contorno di orrore che hanno creato all'interno di questo gioco. Davvero ragazzi, nulla da eccepire, nulla da dire, tanto di cappello, complimentissimi ai creatori di Layers of Fear perché è stato veramente incredibile. E poi comunque bella ragazzi anche la storia, perché ovviamente non l'abbiamo vissuta in prima persona, ma ce l'hanno fatta capire attraverso i vari elementi che abbiamo trovato all'interno del gioco. E come dicevo prima ragazzi, penso che la cosa più spaventosa sia la storia che c'è dietro tutto questo orrore, perché è un qualcosa che appunto si potrebbe tranquillamente vivere nella vita di tutti i giorni, nella vita reale, e quindi è un dramma che fa davvero paura. Per cui io direi un applauso incredibile a questo gioco, ai creatori di questo gioco. Io mi sento di dargli un 10, ragazzi, veramente. Non mi sento di dargli di meno perché è stato veramente assurdo, un viaggio nell'orrore incredibile. Per cui questo video e questa serie terminano qui. Ovviamente, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco. Ci tengo a sapere anche i vostri pareri. Nient'altro da aggiungere. Grazie a tutti. Un bacione. Kabdosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!